Liberatemi, ho detto è tornato, ma è tornato in televisione, perché Giucas, io ogni volta guardo Domenichini e dico ora c'è Giucas e non ci stai. Hai litigato con la Venier? No, la mia sorellona, ecco. No, assolutamente no. Non mi ipnotizzare, che ci provi da 20 anni a farlo. Non a caso, prima della nostra intervista, ho chiamato il professor Brocco e ho detto guarda, fammi rilassare perché accanto a Giucas io sono ancora adoro. Una di quelle che ci crede in Giucas Casella, capite? Guarda, adesso non fare così perché... E quindi abbiamo parlato di Domenica Inn, che è stata la tua volta buona, e con il professore facciamo proprio un racconto di questa longeva trasmissione. Bene. Primo stacchetto destinato al cinema. Maracaibo, mare forza nome, ammazza il mare, ci resti maso, salta, Maracaibo, splendida regina, rum e cocaina, salta, papà, papà, papà. Caro Giucas, tu avevi paura. Ecco, pensa che mia madre, quando andavamo a cena con Giucas Casella, dice no, io vicino a Giucas Casella non voglio venire. Come la capisco? Capisce i miei pensieri, intuisce i miei pensieri e così via. È un'amicizia storica, legata ovviamente a queste Domeniche Inn del 1979, 81, 82, 83, 84. Le Domeniche Inn, ragazzi, di Pippo Baudo. Baudo. Per favore, voglio l'applauso. Pippo Baudo, grande Pippo! Lo super voglio. Lo voglio, Pippo, so che ci sta guardando, c'è un rapporto quasi di parentela. Domenica Inn, in quel periodo lì, Giucas, la ricorderai perfettamente, era una trasmissione che cominciava alle ore 14 e finiva alle ore 20. Sei ore di seguito, sì. Pippo sì. Teneva tutti quanti incollati con le rubriche. Avete visto adesso il cinema, poi teatro, poi la canzone, poi il libro. La cosa bella è che gli autori, ci mettiamo dentro anche noi altri, erano costretti a sceneggiare delle cose, per cui non è che si presentava un ospite, punto e basta, ma si creava uno spettacolo vero e proprio, uno spettacolo fatto con le parole, con i costumi, con la presenza di ospiti come il tuo. E io ricordo certe scene con queste mani intrecciate che non si strisciavano più. Vabbè, quindi queste erano le rubriche di Domenica Inn. E io per... questo era il cinema. C'è una canzone che mi porta a un'altra rubrica, sempre legata al cinema, però questa l'ho dedicata a te. Uè, professore! 1966. Siamo tornati indietro. Sì, guarda, era Adulterio all'italiana, il film. La canzone era Bada Caterina. Ah, è carina! Bada Caterina, quando è notte devi andare a letto con questa luna. Brava, bell'acuto. Ma la cantiamo tutti i giorni adesso, è carina, mi piace come l'ha fatta. Sì, no, non solo, è la tua sigla, ragione, secondo me. Perché la tua sigla, amore, esageriamo. La tua sigla, Bada Caterina. A casa. Bada Caterina, che c'era un film nell'80 presentato a Domenica Inn con Pippo Baudo, con Alberto Sordi, si chiama Io e Caterina, un film che vi suggerisco caldamente di vedere. È lui con un robot che è la donna per Sordi, è la donna per eccellenza, cioè un robot che la serve a tavola. Ora, si dà il caso che quel giorno, era dicembre del 1983, ero in studio, Sordi doveva arrivare e raccontare il film. Il protagonista con lui era Edwige Fenech, che noi vediamo adesso. Fa tardi, non riesce ad arrivare, perché c'era il derby, c'era Roma-Ascoli, vince la Roma 4-1, oggi c'è il derby Roma-Lazio e qui il traffico è già impazzito. Lazio-Roma ci tengono qui. Perdonami, a casa della Lazio. La cosa bella è che Sordi arriverà all'ultimo momento e racconta perché non è mai venuto a Domenica Inn. Questo non ve lo faccio vedere. Andatelo a vedere su Rai Play, perché lui la domenica si fa la pasta, il piatto misto, bucatini, matriciana, salsa e così via, e si riempie e dorme. Però racconta questa cosa. In ritardo, eravamo tutti preoccupatissimi. Guardate, fa ridere comunque. Guardate.
Io devo domandare scusa a tutti i telespettatori, al pubblico simpatico e cordiale presente in sala e a te Pippo, si vede che non era destino che io venissi a domenica. No, sei partito in tempo, ma è il traffico di queste sono domeniche prefestive. Sono stato imbottigliato come un allocco. Io non ho mai avuto un'emozione più grande, proprio sì. Passavano i minuti e io ero fermo lì. Poi sono scesi tutti i romanisti dopo 4-1 della Roma, io... Ecco, io che ho sempre sostenuto, ho detto sempre forza Roma, volevo strillare forza Lazio. No, no, mi rimangio subito quello che ho detto. No, no, incredibile che oggi c'è il derby, hai capito? Capito? Sì, beh, sì, sai, infatti. Un po' ci studiamo per fare queste cose. Sì, ma, sì, sì. Vedi, Caterina, c'è una cosa da raccontare. Queste domeniche in, quelle dove partecipava Giucas, erano eterne, non finivano mai. Lì addirittura c'era il rischio che sforassero. Un giorno invitammo, reduce ad un successo incredibile, Claudio Baglioni, eccolo, aveva appena pubblicato Strada Facendo. Non è una parrucca questa. No, 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 questo è lui. Questo è lui nell'81, quindi 30 anni. 30 anni, lui è del 51, siamo nell'81, e aveva pubblicato Strada Facendo e aveva firmato un contratto con la CBS per 1 miliardo nell'81. Lo invitiamo e facciamo praticamente un festival di canzoni in cui lui telefonavano da casa e cantava la canzone a piacimento. Pensate che mi piace, domenica... facciamolo anche noi con Filomena. Lo vedi? Beh, è un'idea. Ma ce l'hai? Certo. Vediamo. Che ce l'ho. Sai che successe? Successe che sforarono pure allora e chiusero praticamente l'intervista nello studio del TG1 che era qui a Via Teulada per finire. Questo per dire che tipo di domenicaini straordinari, un po' mentaliste. Abbiamo via e con questo io vado via. Vedi? Ciao prof. Un programma molto importante perché ha lanciato Giucas Casella davvero nelle case degli italiani. Giucas Casella che è Giucas Casella da sempre, ma ogni volta mi sorprendi perché parlano ormai di te dopo un'intervista che hai fatto come un grande Latin lover. Cioè non ti conoscevo sotto questo aspetto, Giucas. Cioè tu hai detto che proprio non è che le ipnotizzavi, ma no, proprio venivano da te. Ero un bel gnocco io, Tu? Certo. E ne ho avute tante di avventure. Sì. Che succedeva? Che ne so, in che senso? Cioè le donne si venivano da te, donne e anche uomini. Sì, anche uomini, sì, sì, sì. Ho avuto niente, cosa vuoi sapere? Cosa ti no, questa cosa di Latin Lover non pensavo che tu fossi uno timido, che fossi abbastanza così, cioè che l'amore sì, che un certo, non è che proprio, insomma, fossi così interessato, che... Invece no, proprio ti sei descritto come un gran... Latin lover. Sì, ho avuto un sacco di esperienze, sì, sì. Con delle belle donne. Marilox Saxon. Non so se tu... È una donna molto... In quel periodo era una donna molto in voga, cioè... Mi ha regalato un quadro di Andy Warhol. Ah, l'hai venduto? No, 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 ce l'ho a casa. No, 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 no. No, ce l'ho io, no, ce l'ho in cassaforte. Esatto, cioè, esatto. In cassaforte. È bello come regalo, bello, sì, come sì, regalo. Sì. E hai detto anche uomini. Gli uomini, cioè come rapporti con gli uomini, sì, è successo, ma in collegio, niente di che. Niente di che. Quanto tempo sei stato in collegio? Fino a 13 anni, da ragazzino. Com'è stato questo collegio? Si chiamava Boccone del Povero. Questo ti dice tutto. È stata un'esperienza positiva. Perché lì veramente ho scoperto tante cose. E mi ha dato molta, molta,
energia. Ho fatto fino alla terza media e poi sono tornato a casa. Ho dei bei ricordi del Boccone del Povero. Andavamo in giro a chiedere l'elemosina per farci dare il pane, le cose. Noi eravamo molto attivi sul raccogliere le cose per i ragazzi. Ma per voi o per altri ragazzi? Per altri ragazzi, sì. Sì, 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 guarda, è una storia molto... non triste, ma quei tempi era così, quei tempi erano così. Veramente... E allora mettiamo la monetina nel nostro jukebox e vediamo dove andiamo a proposito della tua vita. I migliori anni, e sicuramente i migliori anni della tua vita, quando sei cresciuto, sono stati quando sei arrivato in televisione grazie a Pippo Baudo. Certo. E lui ti ha scoperto. Sì. Guardatelo. No, meglio doppia. Doppia, sì. Meglio doppia che ancora più forte. Stavano dormendo, erano già stati ipnotizzati. Adesso c'è il risveglio. Adesso mentalmente, come diceva Casella, disegnate, ridisegnate quanto hanno fatto i due spettatori. Quante sigle ci sono dentro il pacchetto? No, li deve contare, non le voglio vederle io, ma li deve vedere voi. 7, 8, 9, 10, 14, 14 sigarette dentro! 14, avevano fumato poco stamattina, meno male. Loro avevano fatto un televisore, loro avevano disegnato un televisore, devo dire molto male, altrettanto male l'ha fatto Casella. La porterò all'età di 6 anni. Quanti anni c'hai? 6 anni. Ti piacciono le caramelle? No. Cioccolate. Ah, cioccolate. E dopo ti chiamo le cioccolate. Grazie, a domenica prossima. Ciao. Grazie Casella. Ma che rigore. Bravo. Giucas, questo sei tu da giovanissimo, sì. Pippo Baudo sempre uguale, tu un po' meno, e a un certo punto però arrivano le imitazioni di Giucas Casella, le fa Gigi Sabbani, e lì, eri tanto contento, vero? No, assolutamente, tu non sai cosa ho combinato, vuoi che te lo dico adesso? Sì. Mi ricordo che io quando facevo le serate sentivo tutti, quando lo dico io? E cioè... mi perdeva la concentrazione del pubblico, non potevo più, non ne potevo più. E mi sono lamentato con il direttore Salvi dicendo che io non posso più fare gli spettacoli perché quando io esco, quando lo dico io, mi mandano, cioè non riesco a concentrarmi. E mi ha detto, questo è un segno di successo, Giucas. E allora vediamolo questo segno di successo. Quando te lo dico io? Solo quando lo dico io. Solo quando lo dico io. E allora Fabrizio, ora, te l'ho detto. Buonasera, sono Giucas Casella. Paragnosta, figlio di Paragnosta. Signori, il Paragnosta adesso tenterà l'esperimento più importante della sua vita. Se mi va male, mi gioco la carriera. Adesso conterò fino a 3, mi metto dentro questo scatolone e cercherò di trasformarmi in me stesso. Attenzione, mi gioco la carriera. 1, 2, oddio, e 3. Quella. Sono sconvolto! Che è successo? Chi è lei? Sono Giucas Casella. Paragnosta? Figlio di Paragnosta. Gran figlio di Paragnosta? Sì, papà. Beh, diciamoci la verità, Sabbani non ci credeva per niente ai tuoi esperimenti, sì, no? Sì, ai tuoi sì, superpoteri, sì. O mi sbaglio? Sì, che così, sì, sì. Cioè, l'ipnosi, lui non ci ha mai creduto. No. Non ci ha mai creduto, però si è ricreduto, eh. Lui aveva paura di me. No, come no? Ipnosi, Iari, da dove arriva? Benvenuto. Allora, io mi occupo di etimologia sui social e volevo dirti che ipnosi deriva dal greco hypnos, che è il sonno.
Tra l'altro esiste anche un verbo, ossia iupnosso, che significa cadere nel sonno, proprio come fai tu. In realtà l'ipnosi è anche collegata ad un simbolo che sicuramente ti sarà molto evidente, quello della spirale, che si collega a questa ipnosi perché deriva dalla radice indoeuropea spar, che significa attorcere. Quindi tu ci attorcigli con la tua ipnosi nel nostro sonno. Certo. Confermi? Confermo. Benissimo. Vuoi ipnotizzare lui? Non te lo permetterò, perché lui è il mio protetto. No. Io ho paura. Vecchio, guarda, no. Vecchio riflesso. Io non ti guardo per niente. Sono 20 anni che lo vuoi fare. Vabbè, dai, dai. Io non, no. Sediamoci. Abbiamo una tu bella... trattami bene, altrimenti... Io ti tratto... Stai... È un omaggio, tutto un omaggio, Giucas. Grazie, va bene, va bene. Va cioè, bene. È tutto un omaggio, non mi guardare... No. Guardate che carino si è messo così. Grande, Giucas. Allora, senza ipnotizzarmi, un esperimento lo puoi fare, quello che vuoi, ma non voglio essere ipnotizzata. Lo sai che sui social dicono sempre, chi vuoi ipnotizzare esce sempre il mio nome, ma non per te, eh? Ah. C'è questa fissa sul web, su di me. Che devo fare adesso? Vuoi fare? Vuoi fare un esperimento? Con te? Se vuoi, ma non di ipnosi. Non di ipnosi. Ce l'hai una chiave? Una chiave? Ce l'avete? Casa. Fatela dare. Ma questa è quella mia? Eh sì. Ecco qui, chiave. Sicuro? Sì. Di chi è questa chiave? È mia. Vieni, alzati. Non mi guardare. Dai. Allora, devi stare tranquilla. Sì, tranquillissima. Pollice, così, pollice. Guarda me. Stringi la chiave così. Ma guarda, che deve succedere? Stai tranquilla, non devi stare tranquilla, sennò. No, a me fa un po' impressione qua al polso. Puoi tenere il dito un po' più su, grazie. Perché al polso? È perché mi sono un po' emofobica. Ah. Tranquilla, guardami, non ti voglio ipnotizzare. Do un po' di energia, strofina lentamente la chiave. Guardami sempre. Succede ora che cosa? Sì o stai no? Muovendo la chiave? Tu la stai muovendo, io non so come io sto tenendo sopra. Io sento su che stai piegando la chiave. L'hai piegata! Sì, aspetta, sei tu, guarda, continua, continua da no, sola. Sei tu! Io? Te lascia te, aspetta, aspetta, te la... Sofina ancora, ti, ecco, ti ma lascio. È te, vero? È vero, sì, continua ancora, verso sopra, verso sopra. Verso sopra che si piega di più. Verso sopra, verso con l'altro dito, perfetto, brava, così, adesso, adesso. Adesso, adesso, stop, fai vedere per piacere. Tieni la chiave. È incredibile, ma vero. Allora, ti do... Ed è la mia chiave. Allora. E mo? Allora, questa chiave è il primo desiderio egoistico quando, con tranquillità che si realizzerà. Un solo desiderio egoistico. E te la conservi, portala con te come portafortuna. Ma non funziona più adesso? E certo che non funziona più. È piegata. Ti fai aprire la chiave con un'altra chiave. Questa te la tieni tu. No, no. Ce l'abbiamo, sì. No, io poi sui social farò tutto Caterina, un percorso. È la mia chiave, lo giuro. Caterina, mi raccomando. Ma devo esprimere un desiderio? Egoistico, con calma. Ah, puoi farlo anche adesso. Egoistico, mi raccomando. Solo per me, ho capito. Certo. Ok, fatto. Bene. No, Giucas, comunque questa cosa è vera, eh? Certo, io non sono finto. Ma secondo te Pippo Baudo prende un ciarlatano? Ma scusami. E neanche Mara Venier, guardate la nazione a proposito Mara. Delle varie domeniche, prego. Ma incredibile, comunque non torna più. No. Cioè, lasciala stare tranquillamente. Fantastico. Hai espresso il desiderio? Cioè, sì, egoistico. Egoistico. Egoistico, bene. Egoistico, egoistico. Sotto vostra responsabilità, se lo volete fare a casa, ma la responsabilità è totalmente vostra. Io vi consiglio di non farlo, no, ma se siete curiosi, fatelo, vedetelo voi. Perché hai caldo, hai tanto caldo, hai tanto caldo, hai tanto caldo. Togli la camicetta così non c'era più caldo. Vai, velocemente, 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 la camicetta, togliela, togliela perché c'è caldo, Giucas. C'è caldo, velocemente. Mamma mia! Apri gli occhi, due,
Rilassati, abbandonati, abbandonati, abbandonati. Siamo la coppia più bella del mondo. E mi dispiace per gli altri. Beh, evidentemente Giuca Scasella, poi noi ridiamo, scherziamo, lo prendiamo in giro, però poi è un serio professionista. Molto serio. Per arrivare a questo noi lo seguiamo dal punto di vista medico. Passiamo a questa specie di bestia. Che è Giuca? Ehi là. Tutti come così e portati sulla fronte, grazie. Ascoltatemi attentamente, io conterò da 1 fino a 3 e al numero 3 chi sentirà le sue legate, le lasci legate. Chi sentirà le sue legate, li lascia legate. Penserò io a slegarle. Si saldano sempre di più. Io tocco le sue mani e si slegano. Mi guardi? Non ce la faccio. Io tocco le sue mani e si slegano. Signora. Canti da osteria, canti da osteria ormai. Vorrei tornare dalla mia bella al casolare. Ti manca andare in un programma così importante, la domenica? Certo che mi manca, mi fa piacere, certo, certo. Spero di fare qualche... tornare con Mara. Diglielo. Mara! Dov'è? No, è casa sua, non so dov'è Mara Venier. Mi aspettavo che facessi una sorpresa. No, è che so caramba, no, monetina del jukebox. Vediamo dove si va. Che personaggio, mi ha rovinato la chiave, non ci posso credere. Ma te devi essere contenta. Ma certo, sono felicissima. Serenata. Allora, io non ti chiedo per chi è la tua serenata, ma ti faccio vedere un filmato e secondo me sarai contento. Serenata. Qui. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I'm going under, and this time I fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving got me sleeping without you. I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. And now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you love. Scusate, ma io, mia madre è stata una grande donna. Per questo figlio era sordomuta mia madre. E non si è mai commiserata, è stata una donna forte, affettuosa. Mia mamma è unica, era il suo figlio, diciamo, prediletto. E mi ricordo che da bambino sono cascato nel pozzo, ho gridato, mia madre non poteva sentirmi, però è arrivata lì, mi ha preso, mi ha portato sopra da questo pozzo. Ed è successo di tutto, guarda. Scusate.
scusate. Che tenero che sei, Giuda. Molto tenero. Mia mamma mi coccolava, mi faceva di tutto e di più. È un ricordo pazzesco. Comunicavamo con i segni, con il cuore. Perché era sordomuta, l'ha detto, certo, prima. Era gelosissima di me, insomma. Poi io ho lasciato la Sicilia per andare in giro. Avevo 18 anni, avevo compiuto 18 anni e lascio la Sicilia e comincio ad andare in giro per strada a fare il fachiro. Poi un mio cugino, eravamo ad Alassi, mi ha detto: cugino, stasera ti porto in un locale e tu fai lo spettacolo. Mi ha detto, così entriamo poi gratis. E da lì incontra un impresario che lo porterà davvero a fare delle tournée importanti. Nel frattempo però l'esempio di tua mamma è stato molto importante, perché tu, l'hai raccontato tante volte, sei un ragazzo padre. Grazie, sì, a Pippo Baudo decidi di prendere tuo figlio, visto che questo flirt che avevi avuto con questa donna, con la mamma di James, disse che te lo disse solo quando era nato, no? O partorito, sì, e tuo figlio, decido di darlo in adozione. Tu nel frattempo, questa era stata praticamente, tu eri fidanzato con la tua compagna di sempre. Sì. Quindi era stata con Valeria. Una, come lo possiamo definire? Una scappatella. No, con Carol. Ma che scappatella? Stavi insieme a lei. Stavo insieme ma a lei. Ma non stavi più con Valeria? No, ma noi parliamo quando, prima di diventare Giucas. Io la mamma di James l'ho conosciuta prima di diventare Giucas. E quando lei ti chiama e ti dice tu sei padre di James? Io rimango un po' stupito, ho detto beh, fammi pensare un pochettino. Ne parlo con Pippo. Baudo? Con Pippo Baudo, sì. E Pippo mi ha detto no. Guarda, dice, se tu, prima o dopo, poi se tu dici di no, poi tu non lo vedrai più tuo figlio, perché Caro lo voleva, lo dava, come si dice, non in affidamento. In adozione? In adozione. È diverso, eh? Certo, lo dava in adozione. Allora Pippo mi ha detto, pensaci bene. E così ho fatto, poi quando mi ha chiamato, ho detto, va bene, portamelo qua. E così è venuta, mi ha portato, era pazzesco, e da lì mi è cambiata la vita, non c'è niente da fare. James, io ti ho conosciuto con James ragazzino, oggi James è cresciuto, si è laureato in medicina. Chirurgia, sì. Cioè, perché lui diceva, tu dicevi non è brava a scuola, non è mamma, brava a scuola. Era asino, era un asino a scuola, era un asino mio figlio, era asino. E mi ricordo quando al liceo, quando si è diplomato, al liceo, mi chiama il professore di inglese e mi fa, ma sai che, lo sai che il suo figlio vuole fare il medico? Detto, ma no, sta prendendo in giro, ma quale medico? È asino proprio. E oggi chi è James? Vice primario dei Castelli. È una cosa, James, c'è speranza per tutti. E James oggi ti lascia questo video messaggio, perché ormai il dottore non va più in televisione, lo capisco. Ecco. Sì, lui è molto restiole. Dov'è? L'hai portato sempre, non ne potrà più. Ciao Caterina, come stai? Che piacere poterti salutare. È un sacco, insomma, che non ci vediamo, spero di vederti presto. E oggi so che sta lì con te, insomma, il vecchio, e ne volevo approfittare, insomma, in questo video messaggio per ringraziarlo e per dirgli che, insomma, gli voglio tanto bene. Spesso i genitori queste cose magari uno non gliele dice, e quando invece poi diventi genitore probabilmente rifletti un po' di più su quelle che sono, insomma, le dinamiche tra genitori e figli, e quindi, insomma, ecco, qual è l'occasione migliore per dirgli in diretta che gli voglio tanto bene. E soprattutto per ringraziarlo, perché tanti obiettivi e tanti traguardi della mia vita sono stati raggiunti proprio grazie a lui. È stato sempre un papà severo, e lo è tuttora, però insomma di una bontà unica. Un bacio a tutti, ciao papà! Ti amo! È la mia vita, adesso con questi due nipotini impazzisco io. Sei diventato nonno! Nonno!
Cioè, Giacomo e Giuliette. Bello. Perché, è bello, sì, è meraviglioso, sì, sì. Nonno Giucas. Sì, io è la mia vita, è la mia vita. Grazie, Giucas. La mia vita, la mia vita. Senti, allora chiudiamo la trasmissione, questi bellissimi ricordi, anche questa tua commozione con una canzone storica che è Sognando e ce la fa qui in studio Don Bachi. Sei pronto? Bello, sì. Intanto la mia chiave è sempre così, non tornerà mai più, mai più. Don Bachi! Grazie! Me ne sto qui seduto assente, con un cappello sulla fronte, e cose strane che mi passano per la mente. Avrei una voglia di gridare, ma non capisco a quale scopo, poi d'improvviso piango un poco e rido quasi fosse un gioco. Se sento voci non rispondo, io vivo in uno strano mondo, dove ci sono pochi problemi, dove la gente non ha schemi. Non ho futuro né presente e vivo adesso o eternamente. Il mio passato è ormai per me distante. Ma ho tutto quello che mi serve, nemmeno il mare nel suo scrigno, a quelle cose che io sogno e non capisco perché piango. Non so che cosa sia l'amore e non conosco il batticuore. Per me la donna rappresenta chi mi accudisce e mi sostenta. Ma ogni tanto sento che gli artigli neri della notte mi fanno fare azioni non esatte. D'un tratto sento quella voce e qui comincia la mia croce. Vorrei scordare, ricordare, la mente mia sta per scoppiare. E spacco tutto quel che trovo e da finirla poi ci provo. Tanto per me non c'è speranza di uscire mai da questa stanza. La, la, la. Sopra un lettino cigolante, in questo posto allucinante, io cerco spesso di volare nel cielo. Non so che male posso fare se cerco solo di volare. Io non capisco i miei guardiani perché mi legano le mani. E a tutti i costi voglio che indossi un camice per me. Le braccia indietro forte spingo e a questo punto sempre piango. La, la, la.